Bella a tutti ragazzi, sono Sergio Adrian, benvenuti sul mio canale. Poco di YouTube, oggi siamo qua con l'episodio numero 8 della carriera allenatore. È tardi, è sera, oggi invece di mettermi a montare il video, in realtà sono all'inizio del montaggio dell'episodio 6. Perfetto, abbiamo subito vinto. Mi dedico a registrare perché i miei proprio non ci sono stasera. Non ne approfitto per registrare, appunto, per portarmi avanti, anche perché avrò impegni molto importanti la prossima settimana. Allora, siamo primi in campionato e andiamo subito ad affrontare il Milan fuori casa. E gli mettiamo la divisa classica. Allora, non è cambiato niente, avete visto pure la vittoria col Crotone. Nello scorso episodio abbiamo visto che Vertonghen giocherà con noi dalla prossima stagione. Registrare sera però è molto più bello, molto più pacifico, molto più rilassante che registrare la mattina come capita spesso, il pomeriggio come capita meno spesso. Eccoci qua, San Siro, io tifoso milanista, come sapete, la partita del cuore. Ma prima che la partita inizi vi chiedo subito di lasciare like, iscrivetevi per favore, che ovviamente sto anche facendo progressi diversi sul mio canale YouTube. Sono contento dei risultati, anche se comunque anche se comunque ancora bassi. Però Sosa, subito il Milan avanti. Sosa, palla dentro, ottimo. Buonaventura, attenzione, c'è Andre Silva nel mezzo, il cross per Sosa e c'è rimessa dal fondo, prima occasione è per il Milan. Andre Silva, attenzione, Andre Silva la può mettere dentro, attenzione Andre Silva, buco, tiro alto di Andre Silva. Io ripeto, tifoso milanista, sono curioso di sapere come giocare la prossima stagione. Sono qua dentro per Bonaventura. Sosa! Ragazzi, questo è il classico primo tempo da Udinese, ovvero potrebbero davvero buttarla dentro. Terò! E Anthony Lopez! Neanche Donnarumma. Minuto di recupero, vado. Meno, portiamoci in vantaggio. Badu. Ottimo dribbling, Badu. Calcio d'angolo per noi. Va De Paul, potresti fare Milan contro la Juventus, Zapata, invece no. E Badu, qua si concluderà il primo tempo. Sicuramente. Primo tempo che non sa di nulla. Qualche occasione timida. Va dentro per Sosa. Sosa, serie di finte. Sosa, attenzione a Sosa. Anzi, ad Andre Silva. Non ho visto bene. Sembrava Andre Silva, quello lì. Che è entrato Bacca al posto di Andre Silva, da quel che ho capito. Bacca. Ancora Bacca. Persiste dentro. Non ci credo. Perché? Andrà Sosa dal dischetto, ragazzi, questa partita qua la perdiamo. Gol di Sosa, Milan in vantaggio. Questa non ci voleva, peccato. Vilme per Montolivo. Montolivo in area. Questo poteva essere un rigore per noi, magari. Attenzione a Poli. Va dentro, potrebbe essere fuori gioco. Bacca. Traversa di Bacca, non ci credo. Ormai non siamo più in partita, però. Diciamo che un gol di Bacca potrebbe veramente
Ma nelle ultime occasioni non la devi buttare via così, non la devi buttare via così. Vangioni, Kuzka. La palla dentro per Suso, non c'è nessuno in difesa. Suso recupera, Poli. Bakugu, te che sei fresco. 2 minuti recupero, Bakugu, ultima azione. Bakugu. Ragazzi, non va. Bonaventura. Ultima azione per il Milan, non c'è più nessuno, Bonaventura. E finisce qui. Finisce qui, ragazzi. Quanta rabbia, quanta rabbia. Un rigore inesistente. Un rigore inesistente, ragazzi. Siamo condannati per quelli. Per quello, un rigore inesistente. Adesso la Roma ha anche rimontato. Forse per la differenza sconti diretti siamo primi? Ancora sì. Siamo primi in tre, praticamente. Adesso non si può più perdere, ragazzi. Veramente un rigore inesistente, partita possiamo dire ladrata questa qua. Io da milanista lo devo dire, però, anzi non lo dovrei dire, però ragazzi è palese, cioè un rigore totalmente inesistente. Eppure l'hanno avuta vinta loro. Adesso ragazzi sì, ci giochiamo molti posti in campionato. Dobbiamo qua allenare i nostri giocatori. Speriamo che nelle partite simulate che faremo più avanti di migliorare un po' la situazione, tanto Valotti migliora, possiamo vedere. Andiamo avanti. Andiamo a giocare col Bologna. Vediamo un attimo l'aggiornamento dell'osservatore. Questo Battocchio, che appunto è un portiere, andiamo a ingaggiarlo. Andiamo a simulare contro Bologna. Ovviamente questa credo che non la vinceremo. Invece sì, gol di Terò. E siamo siamo secondi. Un punto dal Milan, il Milan è tornato primo. Beh, devo dire, come appunto ripeto, sono tifoso milanista, se davvero il Milan è così forte come qui, riesce veramente a fare il culo a tutti. Io lo spero sia anche il prossimo anno nella realtà. Io me lo auguro per noi rossoneri. A simulare anche qui gli esercizi. Batocchio, ragazzi, diventerà un bravo portiere, 15 anni e già 60. Gli altri diventerà un bravo portiere. Arbaoui non mi interessa il tuo impiego. E siamo un po' alle strette, ragazzi, siamo un po' alle strette. Siamo addirittura terzi perché a Roma ha una partita di vantaggio. E qua è un problema. E qua è un problema. Siamo primi. Miracolosamente siamo dove eravamo prima. Andiamo a fare l'ultimo allenamento di questo episodio. E poi andremo a giocare con l'Hellas Verona. Anzi, a simulare contro l'Hellas Verona. Scusate anche il tono di voce, ma sono stato fuori tutto il giorno e sono piuttosto stanco. E poi comunque, insomma, non sembra, perché non voglio, cioè sembrerebbe dai maturi arrabbiarsi per il FIFA, ma comunque succede, partono anche di controllo. Perché invece continua la rabbia, che è veramente ingiustificata, anzi super giustificata, perché comunque qui capisci che proprio FIFA è un gioco falso, lo capisci da questo, cioè non è possibile una cosa del genere. Qua si va a giocare con il Verona, speriamo bene. Non ha avuto grandissimi risultati, abbiamo pareggiato anche qui, ragazzi. Abbiamo pareggiato anche qui.
Ebbene, la prossima partita ci attende la Coppa Italia e lo giocheremo nel prossimo episodio. Andiamo a fare l'ultimo allenamento di... Deve essere proprio l'ultimo allenamento, invece lo sarà questo. Episodio questo qua più corto del solito, che perché ve l'ho detto, per via dei limiti di tempo. E appunto il mese di febbraio, mesi così di solito non hanno tanto da dare, perché sono i mesi di calcio mercato che hanno, come dire, c'è da fare tante cose, ecco. Balotti migliora ancora. Battocchio sta già andando verso il 61. Allora, Battocchio è già peggiorato, diciamo, poi il 87 c'è scritto 90, 91 anzi. Andiamo un attimo il tabellone di Coppa Italia, scusate, di Coppa Italia, di Serie A, siamo terzi. A due punti da Roma e dal Milan. Anche Frosinone e Crotone stanno per retrocedere. Vediamo anche il calendario. Questo mese abbiamo due partite con la Roma, e molto importanti sia per la Coppa Italia che per il campionato. E il prossimo episodio vi porterò anche una partita nazionale, Norvegia e Finlandia. Nuova Zelanda e Finlandia sono cose trascurabili, però ve lo voglio, insomma, portare giustamente, perché siamo anche nella nazionale del Belgio ed è giusto così. Io vi saluto, episodio corto, brutto, si è perso, ragazzi. Tanto è una squadra che doveva lottare per Europa League, ora è terza, era prima, niente. Pantarei, lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Sergio.